Allora, sono partite nella città di Fano importanti lavori di asfaltature che riguardano circa 2 chilometri, 2,5 chilometri delle strade cittadine, strade comunali, quindi che sono via Petruccia, che sarebbe in località Chiaruccia di fronte alla sede della cooperativa Tre Ponti. Abbiamo rifatto anche la rotatoria all'uscita della superstrada, diciamo in provenienza da Fano, l'uscita della superstrada Fano Sud. Stiamo asfaltando via Soncino, quindi la strada che dalla Cerbada a Bellocchi, la strada provinciale 92 della Cerbara che da Bellocchi scende verso il quartiere di Sant'Orso. E sistemeremo alcune situazioni importanti, come ad esempio il manto stradale della strada comunale campo d'aviazione, appunto di fronte all'aeroporto di Fano. Sono circa 2,5 chilometri di asfaltature su strade comunali che avevano veramente bisogno di essere asfaltate. Qui abbiamo anticipato i lavori per permettere il regolare svolgimento di un'importante gara internazionale come quella da Tirreno-Adriatico. E mentre in generale stiamo intervenendo in questi giorni, e lo stanno vedendo i nostri concittadini, con diverse squadre per la chiusura delle buche che dopo la nevicata abbondante, le piogge anche che l'hanno preceduta di questi giorni, si sono create inevitabilmente in tutta la città di Fano. In merito a quello che ho sentito anche attraverso le vostre telecamere e i vostri microfoni rispetto alla denuncia del 5 Stelle, e invece devo dire che è una notizia falsa, una fake news, perché non è vero che abbiamo segnato con ribassi del 40% i lavori. I ribassi sono del 24%, probabilmente i grillini hanno confrontato due prezzi, uno con l'IVA, uno senza, quindi vogliamo tranquillizzare: tutto quello che stiamo facendo, lo stanno facendo i nostri tecnici, quelli del comune di Fano, è perfettamente in regola, non ci sono offerte anomale, c'è un errore di conteggio dei 5 Stelle, i nostri controlli sono serrati e tanto va, tant'è vero che in passato abbiamo anche rifatto fare interi strati di asfaltatura a ditte che magari non avevano fatto con precisione il lavoro che noi chiedevamo.